Roma è sui 26-27 gradi, quindi non è una temperatura che rovina. Battute separate dalle foglie. Qui si riescono per iniziare la lavorazione. È la zona interna dove va a finire praticamente quella che viene chiamata sansa, cioè è lo scarto della lavorazione delle olive. Cioè vi voglio far vedere perché si fa una differenza tra olio d'oliva, extravergine d'oliva, biologico o non biologico, oppure l'olio di sansa è sconsigliato assolutamente per qualsiasi cosa. Guardate dove viene poggiata la sansa, c'è uno schifo in terra pazzesco, ci piove. Oltretutto viene maneggiato con quello che è la ruspa, e parlavo con il proprietario del frantoio e mi diceva che molte delle volte la sansa, lo scarto appunto delle olive, rimane fermo abbondantemente anche 20 giorni. Infatti vediamo, questo è quello nuovo, la montagna, e là vedi c'è uno scarto che ha già cambiato colore, ha già preso sicuramente l'acqua di questi giorni, e poi gli insetti, insomma. L'odore dell'oliva si sente ancora forte, però questa verrà rimascinata a caldo, sicuramente a temperature molto più elevate di 27 gradi, per disinfettare bene, e da qui poi verrà fuori appunto, io penso prima un'oliva e poi a sua volta ancora la sansa, quindi è, mi ripeto, un po' tanto usare l'extravergine d'oliva.